Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo video dove andremo un po' a riassumere tutto quello che sarà il nuovo aggiornamento, quindi l'aggiornamento riguardante il municipio a livello 11. Sarà come tutti i miei video un video impreciso, scorretto e tutto quanto, quindi nel dubbio vi lascerò qui sotto in descrizione un articolo su un forum che raccoglie tutto quello che dirò scritto, ovviamente meglio, con più dettagli e tutto quanto, quindi se avete voglia guardatelo. E dal momento che le cose da dire sono tante, mi scuso in anticipo se sbaglierò qualcosa. Queste bellissime premesse, inizio con rispondere a una domanda molto frequente: ma quando sarà sto cavolo di aggiornamento? Secondo quello che ci dicono sarà giovedì 10 dicembre. In realtà gli sviluppatori sono stati abbastanza vaghi perché hanno detto ci piacerebbe riuscire a farlo per il 10 dicembre. Quindi, visto che noi li conosciamo bene ormai, ci sarà sicuramente qualche problema e verrà rimandato. Di conseguenza, non preoccupatevi se domani ci saranno 3, 4, 5 ore di manutenzione. Staremo a vedere e speriamo in bene. Prima sarà l'aggiornamento, meglio sarà per noi. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito concretamente con i cambiamenti che ci saranno. Innanzitutto volevo parlarvi dei cambiamenti del gioco in generale. Abbiamo come prima cosa un cambiamento allo scudo, quindi sarà modificato un po' e sarà introdotta la nuova guardia del villaggio. Non sto qui a spiegarvi tutti i dettagli perché ci ho già fatto due video, quindi li trovate in descrizione. Se siete curiosi, andate a vederli. La cosa comunque importante da dire riguardo questi aggiornamenti è che porranno fine al farming come lo conosciamo oggi, quindi in sostanza niente più municipio fuori. Per quanto riguarda il resto, avremo dei cambiamenti anche per il bottino. Infatti, innanzitutto il municipio d'ora in avanti conterrà più risorse. I depositi ovviamente ne conterranno di meno per bilanciare il tutto, e questo sempre per evitare il fatto dei municipi fuori, ma anche per aggiungere una nuova cosa, ovvero che d'ora in poi i goblin andranno anche sia sul municipio sia sul castello del clan, e questo potrebbe essere una bella cosa per le tattiche. Sarà anche modificato il bonus delle leghe, quindi sarà alzato ma diventerà in percentuale, quindi se faccio tot percentuale prendo tot bonus. Sarà bilanciato il matchmaking con criteri diversi per accoppiare villaggi, per dare risorse e soprattutto per dare trofei, quindi un po' a bilanciare in generale i cambiamenti precedenti sia per lo scudo sia per il municipio. Inoltre, giusto per darvi qualche numero di cui non ve ne fregherà niente, il costo di riattivazione degli archi X e delle trappole sarà al 70% rispetto ad ora, quindi sarà abbassato, niente di che. Mentre una cosa interessante che nessuno si è cagato è che adesso, prima di essere attaccati dopo una disconnessione, devono passare 5 minuti, quindi che ne so, perdete la connessione, vi riconnettete e vi stanno attaccando. No, non succederà più perché dovranno passare 5 minuti. Ed è molto comodo se avete una connessione come la mia che vi fa ciao ciao Yaki. Rimanendo sempre nei cambiamenti generali, avremo un allargamento della mappa che passerà da 40x40 a 44x44. Poi il tempo per attaccare sarà di 30 secondi superiore ad adesso e il giorno dei preparativi della guerra durerà 23 ore. Questo credo perché così si conta anche un po' il tempo di ricerca. Ultima cosa da dire in generale: d'ora in avanti si potranno donare anche le pozioni nere, a partire dal castello del clan livello 4. Che senso ha? Non lo so, però sicuramente darà modo di provare nuove strategie e darà una maggiore potenza di attacco. Per concludere, avremo anche dei piccoli aggiornamenti, come il fatto che adesso i municipi livello 9 potranno avere la gelo a livello 1, e sarà sicuramente molto interessante perché adesso potranno attaccare anche i municipi al 10. Perché, come ben sapete, per attaccare l'inferno è un casino senza gelo. Ci saranno dei nuovi obiettivi che daranno sai quante gemme, che saranno donare un tot numero di pozioni e distruggere un tot numero di nuove difese. Benissimo! Quindi adesso possiamo passare un po' più concretamente agli aggiornamenti che ci interessano di più. Parliamo di edifici! Ci saranno innanzitutto i depositi d'oro e di Elisir a livello 12, e ci saranno la Torre dello Stregone al 9 e il laboratorio a livello 9. E se ci sarà un nuovo laboratorio, ovviamente ci saranno nuove truppe. Quali saranno queste nuove truppe? Saranno le streghe livello 3 e gli sgherri livello 7. Effettivamente sembrano poche, solo due truppe per un livello di municipio, però credo, anzi quasi sicuramente, le metteranno prossimamente, anche perché se no non avrebbero altri aggiornamenti da fare. Parlando invece di quanti edifici possiamo costruire, col municipio livello 11 avremo un arco X in più, una torre dello stregone, una torre dell'arciere e un cannone.
cannone in più. L'ultima cosa che riguarda gli edifici, o meglio gli eroi, è questo magico nuovo eroe, il Grand Warden. Come verrà tradotto non lo sa nessuno, comunque si pensa Gran Custode. Sarà un eroe abbastanza particolare perché si tratta di una sorta di mago guaritore che cura le truppe che sono nella sua zona di competenza e con l'abilità speciale le rende praticamente immortali, quindi è veramente tanta roba sto nuovo eroe. In difesa invece è un po' più debole perché si trasforma in una statua, ha sempre il cerchio con la zona in cui cura le truppe, però non curerà gli edifici ma curerà solo le truppe del castello del clan e re e regina ovviamente in difesa. La novità è che rispetto al re e alla regina sarà acquistabile con l'elisir rosa e non con l'elisir nero, e anche qui sembra veramente molto molto figo, quindi staremo a vedere. Per quanto riguarda la nuova difesa, ve l'avevo mostrata tempo fa quando il 24 ottobre era stato annunciato il municipio livello 11, dalla difesa presentata quel giorno è stata un po' modificata, quindi sparerà dei colpi in aria che poi andranno a colpire le truppe. Anche qui non ha molto senso stare a parlare, a discutere di tutti i dettagli, ma vedremo semplicemente come si comporterà, come cercare di sfruttarla al meglio in difesa e come cercare di distrarla piuttosto che per fare degli attacchi belli. Quindi ragazzi, spero di aver detto tutto, spero di aver chiarito magari dei dubbi che avevate perché non avevate capito delle cose piuttosto che altro. Sinceramente per me questo aggiornamento sarà un staremo a vedere, perché alcune cose sono belle, sono brutte, non ha tanto senso stare qui a ragionarci, bisogna vedere come saranno applicate al gioco. In ogni caso fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Nel prossimo video quindi molto probabilmente andremo a fare il municipio all'11, ovviamente con delle bellissime gemme. Io vi saluto e vi ringrazio e niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.